Ciao, oggi ci dedicheremo ai cupcake. Faremo la decorazione al cupcake che, come chiaramente immaginerete, possono essere milioni di diverse cose. Oggi particolarmente lo faremo con dei fiorellini. Quindi avremo bisogno di colla edibile, pennello, due stampine ad espulsione di diverse misure, un coppapasta, della pasta di zucchero, un mattarello, zucchero a velo e le vostre mani. Allora, prendiamo una quantità di pasta di zucchero che riteniamo sufficiente a coprire la cupcake e la ammorbidiamo fra le dita, in modo da renderla malleabile. Quando vi sembrerà giusta, appoggiamo sul tavolo e con il mattarello piccolo, ho fatto un botto, lo stendiamo. Esistono in commercio dei distanziatori che vi permettono di avere lo stesso spessore su tutta la quantità di pasta. Se trovate difficoltà potete comprarle, altrimenti potete fare come ho fatto io e comunque lo spessore, come vedete, è abbastanza lineare. Con il coppapasta tagliamo, spingiamo, ruotiamo, togliamo la pasta in eccesso e avremo il dischetto con il quale andremo a coprire il cupcake. In questo caso potremmo avere bisogno di uno smoother, non è questo il caso perché è venuto abbastanza liscio. E ci dedichiamo ora alla decorazione. Prendiamo un po' di pasta di zucchero arancio. La solita cosa, ammorbidiamola fra le dita. Poi la stendiamo. Po' di zucchero in modo che non si attaccherà né alle mani né al tavolo, anche se è impossibile visto che, come avrete notato, abbiamo sul piano un tappetino. Con lo stampino a espulsione grande, pigiamo sulla pasta quanto basta, senza spingere sull'espulsore, solo pigiare e girare. Un po' di twist e avremo il fiore ben incastrato. Ora, con un po' di colla edibile e il pennello, decidiamo di metterlo al centro. Mi raccomando, pochissima colla, altrimenti avrete l'effetto contrario. E adesso con l'espulsore spingiamo ed avremo il fiorellino ben posizionato sulla cupcake. Per dargli però un po' di tridimensionalità, andremo a farne uno più piccolo. Sempre lo stesso sistema, spingiamo, twist, e il fiorellino è qui. Avendo cura di posizionare il petalo successivo all'incrocio con i petali, avremo così questo incrocio. Con un semplice pennello, con uno stecco, con qualsiasi cosa vi trovate a portata di mano che sia di queste dimensioni, spingiamo e come potete vedere, magicamente i petali del fiore si animano. Con un piccolissimo pezzettino di pasta di zucchero gli faremo un pistillo. Un po' di colla ancora e il suo pistillo. Un altro fiorellino bianco, sempre ammorbidiamo la pasta. Io non lo sto facendo, ma voi a casa abbiate cura sempre di avere la pasta di zucchero chiusa in bustine ermetiche perché, come sapete, si secca e poi diventa inutilizzabile. Io da buona pasticciona non lo sto facendo, però va fatto sempre. Stendiamo. Come vedete non abbiamo quasi mai bisogno di zucchero a velo o di amido, perché stiamo lavorando su questo tappetino che ci dà la possibilità di lavorare senza aggiungere troppo alla pasta di zucchero. Con lo stampino grande ancora, pigiamo, twist e il fiore rimane qui. Un po' di colla, espulsore e pigiamo. Facciamo lo stesso con il piccolo. Questa chiaramente è una decorazione base perché
fiorellino. Sempre con questi espulsori potremmo avere dei fiori più perfetti, più precisi, più veri. Sempre ricordatevi di incrociare i petali, perché magari li potremmo assottigliare i petali fra le mani e quindi avere un aspetto più reale, ma quello che stiamo facendo oggi è un basic praticamente. Una cosa che potete fare addirittura insieme ai vostri bambini. Il risultato più o meno che avrete sarà questo. Chiaramente i fiori li potremmo coprire tutta la base di fiori, di varie grandezze, di vari colori. Io in questo caso mi fermo perché questo lo lascio alla vostra fantasia. E facciamo un po' d'erba. E la facciamo senza nessuno stampino. Usando un po' di pasta, la allunghiamo così a serpentello. E questa è l'erba che mi piace di più. Non so perché, forse perché è scombinata come me. Ma va bene così. Un po' di colla e la adagiamo. Ancora, pezzettino. Un po' di colla sempre. Un ricciolino, tanto per colorare di più. Facciamolo bene, allunghiamo, possiamo servirci anche del pennello, giriamo intorno. In questo caso, quando fate questi lavori, sarebbe molto meglio lasciare asciugare qualche minuto, avete più possibilità di movimento. Lo stacchiamo e lo appoggiamo. Gli diamo un po' di colla, altrimenti viaggia. E questo è quello che abbiamo ottenuto. Poche mosse, pochi aggeggi, ma la vostra fantasia farà certamente di meglio. Grazie, alla prossima!